Massimo Bitonci, l'ennesimo voto di fiducia che non piace alla Lega Nord. Ma assolutamente, perché siamo arrivati a questo voto di fiducia poi con una legge di stabilità che non c'è, che non è ancora arrivata in aula, non c'è ancora il maxi emendamento, lo vedremo a breve, non sappiamo cosa c'è dentro. I lavori di commissione sono stati condotti veramente, veramente male. Abbiamo lavorato tutto questo mese praticamente sugli accantonamenti e sui pochi voti negli ultimi due giorni e nella nottata. Non pensiamo che una norma così importante come la legge stabilità, che doveva essere quella misura per il rilancio del Paese, debba essere trattata in questo modo e legata esclusivamente a quello che succederà domani con la decadenza di Berlusconi. Dovevano esserci tempi completamente diversi. Poi noi della Lega siamo stati anche accusati di aver ritardato appositamente i lavori, ma questo è il nostro lavoro, siamo all'opposizione, non voteremo la fiducia, il nostro lavoro è fare l'opposizione, non certo dare la fiducia a questo governo che non ha fatto nulla per le imprese, per le famiglie e per tutto il Paese. Noi abbiamo chiesto proprio oggi che il governo Letta si dimetta e Letta vada a rimettere le dimissioni al Colle, al Presidente Napolitano.